Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Buongiorno carissimi amici, amici, bentrovati. Vogliamo anche ricordarci di Sant'Anna e San Gioacchino, i genitori della Mamma Celeste e i nonni di Gesù, e invochiamo la loro protezione anche su tutti i nonni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen. Ricordiamo il Vangelo di sabato, il Vangelo della zizzania, che il nemico semina dove il padrone ha seminato il buon seme. E abbiamo sentito che c'è il tema della pazienza, perché laddove i servi vorrebbero estirpare subito la zizzania, il padrone dice no, perché non si abbia anche a sradicare il grano. E allora questa pazienza ha un significato molto importante, perché da una parte ci dice che il seme buono non teme il male, anzi, nell'ambiente anche sfavorevole, tenendo duro proprio attraverso la pazienza, matura. E è come il crogiolo che serve per provare l'oro. Ecco, attraverso questa prova, poi alla fine emergerà tutto il valore e tutto il frutto del seme buono. Quindi la pazienza e la fiducia nel bene, perché il seme buono, il seme del bene, è il seme di Dio e ha la potenza di Dio. Ecco, forse in ognuno di noi forse c'è qualche cosa che non è ancora tutto buono, quindi bisogna anche dire grazie che non c'è subito l'operazione di estirpare, perché ci permette anche di avere il tempo della conversione per arrivare a far sì che tutto il cuore sia seminato di seme buono. Il Vangelo di oggi continua con altre due parabole, molto semplici, molto brevi. Ecco, che hanno come centro il tema della piccolezza. Il regno di Dio ha sempre degli inizi umili, poco appariscenti, ma dentro di sé c'è tutta la potenza di Dio che permette di arrivare a qualcosa di grandioso, a una trasformazione stupenda, che soprattutto è diretta non per soddisfare se stessi, ma per essere per gli altri, di aiuto agli altri, di beneficio agli altri. Ecco, ascoltiamo dalla voce di Claudio. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò la mia bocca con parabole,
proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questa piccolezza del granello di senape è veramente sorprendente perché è il più piccolo di tutti i semi. Mentre alla fine ciò che verrà fuori è un albero. E dice Gesù, è il più grande delle altre piante dell'orto. Quindi dal più piccolo il più grande. E chi è che sceglierebbe il più piccolo? All'inizio, quando c'è magari una offerta di varie possibilità, chi è che andrebbe a scegliere il più piccolo? Ecco, Gesù ci insegna come scegliere il più piccolo. Più piccolo vuol dire come Gesù. Gesù è Dio, ma chi è che potrebbe dire in quest'uomo c'è Dio? In quest'uomo umile, semplice, povero. Qui c'è Dio. Ecco, il regno di Dio si dona a noi non nella potenza, non nella grandezza, ma nella piccolezza, nell'umiltà. Ecco, dobbiamo veramente avere questo sguardo diverso che ci permette di vedere il regno di Dio presente. Magari quante volte è passato sotto i nostri occhi il regno di Dio, ma siccome il nostro cuore cercava cose grandi, non l'ha notato. Ecco, chiediamo a Gesù di donarci uno sguardo che sa vedere la vera grandezza nella piccolezza, che ci aiuti a convertire lo sguardo dal cuore. E poi, quando racconta la parabola del lievito, ecco, dice che il regno dei cieli è simile al lievito. Anche qui il lievito è una cosa che si usa in una misura molto piccola e si mescola, si amalgama con la pasta, con la farina, l'acqua, e mescolando, ecco, si diffonde, si distribuisce in tutta la farina, in tutto l'insieme, in tutta la massa. Ecco, il regno dei cieli è qualcosa che è piccolo, ha la capacità di lasciarsi mescolare, ma una volta mescolato non è che diventi farina, ma rimane lievito. E con la forza del lievito fa crescere tutta quella pasta. Una forza umile, perché chi è che sente questa forza? Chi è che può vedere questa forza agire? Ecco, questa forza nell'umiltà, nel nascondimento, agisce e fa crescere tutta quella pasta. E la cosa stupenda è che quella pasta diventa, grazie al lievito, pane buono da mangiare, che nutre la fame degli uomini. Ecco, è un prodigio, fatto sempre di piccolezza, di semplicità, di forza grande, ma forza anche che non si può notare se non si hanno occhi per vedere. Grande sempre nella piccolezza, proprio come la foresta che cresce. Ecco, chiediamo il dono di essere proprio così. Essere anche noi regno di Dio in questa piccolezza, in questo essere lievito di Dio, lievito che porta lo Spirito per far crescere la massa dove Dio ci ha donato di vivere. Ecco, non lamentiamoci che siamo in pochi, perché di lievito non ne occorre molto per far lievitare una grande quantità di farina.
Ecco, allora questo compito meraviglioso che lo Spirito Santo ci aiuti a portarlo avanti sotto le mani di Gesù. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore. Riempilo del tuo amore. Donami tutto te. E con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola, amore e misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te. Amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero, perché l'intero mondo possa essere lievitato da te. Il Signore sia con voi. Con E il tuo con il tuo spirito. spirito, per intercessione dei santi Gioacchino e Anna, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.